Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è un mi preparo con voi. In realtà avevo pianificato di fare tutto un altro video oggi, però siccome il pacco che stavo aspettando ancora non mi è arrivato, allora ho detto vabbè, facciamo un get ready with me. Tanto mi sarei comunque dovuta preparare per girare il video. Nella speranza che mi arrivi l'altro pacchetto, ho detto vabbè, dai, intanto mi preparo, quindi non so se mi sto semplicemente preparando per non fare nulla o mi sto preparando per girare un altro video. Stamattina, aspettate che abbasso anche un po' la luce. Stamattina in realtà sono uscita di casa, però ero struccata, tanto per farvi sapere che anche uscire struccata non mi cambia la vita, non è che muoio se, appunto, se non ho il trucco sul viso. Allora, ho già il fondotinta, il correttore e la cipria, come vedete sto mettendo la terra. Voglio parlarvi di alcune cose in questo video, alcune più frivole, chiamiamole, cioè diciamo così, un'altra invece che vi dirò più là nel video che è molto molto importante, che riguarda uno, me come creator qui su YouTube, due, riguarda voi come pubblico, cioè come persone che guardate YouTube, probabilmente già lo sapete. In tanti ancora non lo sanno, quindi vi spiego un attimo che cosa sta succedendo all'interno di questo video. Prima partiamo dalle cose divertenti e più frivole, se così vogliamo dire. Allora, i miei capelli oggi stanno un po' per fatti loro, così, quindi cerchiamo di ignorarli. Ho preso anche questo cerchietto. Ho detto così, intanto mentre mi trucco tiro indietro i capelli, ho tipo 50 tonalità di rosso addosso a me oggi, dal vestito allo smalto al cerchietto. Oddio, forse cerchietto no, non sono proprio uguali e poi voglio mettere anche il rossetto rosso, quindi vabbè, oggi il video sarà un po' così. Voglio partire proprio dal vestito perché è una di quelle cose che mi avete visto, intanto mi trucco, metto un po' di blush. Questo è uno di quei vestiti che avete visto nel video barra spacchettamento, praticamente me l'hanno inviato da Shein, ancora non ho capito bene come si dice, diciamo volgarmente detto Shein o Shein, vabbè, prendiamolo così come viene. Questo è il vestito, cioè vi ho detto ragazzi, quando poi li metterò ve lo farò vedere indossato, comunque se andate su Instagram vi faccio vedere nelle storie i vestiti indossati oppure faccio dei post, quindi potete vederli direttamente lì. Cerco di non uccidermi, è arrivata anche un'email. Questo è il vestito, è carinissimo. La cinta non ho messo quella rossa che mandavano loro, ho messo questa cinta qui perché mi piaceva di più, spezzava un pochino il colore. Altrimenti con l'altra, con la cinta, quella rossa, sembrava più tipo kimono giapponese, che devo dire non era male, però non era nel mio stile di oggi, come mi sentivo oggi. Voglio ricordarvi che ho il 15% di sconto per voi con il codice BENCHIC15, vi lascio tutto in descrizione così non potete sbagliarvi. Parlando sempre di pacchetti che mi sono arrivati e di sconti per voi, visto che domani sarà il Black Friday, voglio farvi vedere un'altra cosa molto interessante perché mi è arrivato un altro pacchettino da Daniel Wellington. Praticamente questo è uno dei loro pacchetti di Natale e che cosa ha all'interno? Ha due cose, uno che è l'orologio, l'altro che può essere un cinturino o un bracciale. Questo qui l'ho scelto io, vi faccio vedere che cosa c'è all'interno. Perché ve ne sto parlando? Uno, perché mi piace tantissimo Daniel Wellington, lo sto indossando anche in questo momento, lo metto praticamente sempre, e tutti mi dicono dove hai preso questo orologio perché mi piace tantissimo, quindi sono ben felice di poter collaborare nuovamente con loro. Due, perché sul loro sito ovviamente fanno gli sconti per il Black Friday, però se volete risparmiare ancora di più potete utilizzare il mio codice che è GiuliaB. E avere un ulteriore 15% di sconto, quindi fighissimo ragazzi. E voglio farvi vedere l'orologio che ho scelto io, che è questo qui, è bellissimo, mi piace tantissimo, tutto nero con il cinturino opaco e il quadrante, intorno al quadrante d'oro e il centro nero e come ricambio il cinturino di pelle bianco. Praticamente è la versione nera dell'orologio che indosso in questo momento, l'ho preso anche nero perché mi piaceva tantissimo. Vi stavo dicendo un'altra cosa per concludere questo discorso, ma non mi ricordo che cosa vi stavo dicendo come al solito. Comunque ricordatevi che trovate tutti i link di quello che vi menziono in questo video, di quello che sto utilizzando qui sotto nell'info box.
e anche ovviamente i codici sconto, così almeno non potete sbagliarvi, visto che per Daniel Wellington il codice sconto è Giulia B, invece per Shein il codice sconto è Benchic 15. È un gran casino, comunque li trovate qui sotto. Sto facendo un leggerissimo contouring con la palette di Kat Von D. In tanti ultimamente mi state chiedendo: Giulia, ma una palette, una polvere per il contouring bellissima, che cosa mi consigli? Ragazzi, prendete la palette di Kat Von D perché è davvero bellissima. Anzi, vi dico un'altra cosa. Ok, la palette di Kat Von D è più difficile da utilizzare per una persona, diciamo, normale, nel senso non professionista del settore, perché non andrà ad utilizzare tutti i colori che ci sono in questa palette. Però adesso vendono la nuova versione della palette con le cialdine ricambiabili, quindi si dice ricambiabili, non ne sono sicura. Comunque, potete tranquillamente prendere la cialdina e inserirla all'interno della palette, di una palette magnetica, o al massimo ce la incollate con un pezzettino di scotch biadesivo. Io faccio così quando le cialdine non si attaccano e funziona benissimo, non succede nulla, tanto non mi viene a controllare nessuno. Quindi, momento delicato, le sopracciglia. E quindi a quel punto andate ad acquistare soltanto la cialdina che è di vostro interesse invece che tutta la palette. Faccio un momento le sopracciglia, cercando di stare zitta, anche se la cosa mi risulta abbastanza difficile. Tra le altre cose, ho finito la matita di Nabla, quella che utilizzo sempre per le sopracciglia. Ho finito il gel, quello di Neve Cosmetics, che devo assolutamente ricomprare. Sto utilizzando questa matita di NYX, che è praticamente quella più grossa, e cioè non quella classica, non so come descrivervela, la faccio vedere. Questa qui, vedete? E l'unico problema è che ho sbagliato colore, quindi, cioè, mi piace un sacco questa matita. Trovo che sia anche molto veloce da utilizzare. Praticamente le mie sopracciglia escono un pochino più rosse di come sono i miei capelli, anche un po' più chiare. Quindi dovrei andare a prendere il colore giusto. Comunque ho ordinato anche la matita di Nabla e devo solo aspettare che arrivi il pacchetto che vi dicevo. Per realizzare il trucco di oggi utilizzerò due palette che sono tra le mie preferite, cioè mi piacciono tantissimo. Sono la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills e la Skinny Deep di Jouer. Entrambe queste palette sono acquistabili sul sito di Beauty Bay e voglio dirvi una cosa: se non l'avete ancora visto, su Beauty Bay c'è tutto scontato al 30%, quindi mi raccomando, correte, perché ci sono davvero delle bellissime offerte anche su marchi più costosi, quindi palette che magari per tutto l'anno possono risultare troppo costoso, possono invece essere alla vostra portata in questo momento, appunto, in cui fanno tutti dei mega sconti. Allora, vorrei, mentre mi trucco, cercherò almeno di farlo mentre mi trucco, parlarvi di una problematica molto importante che sta succedendo in questo momento, che riguarda YouTube. Questa cosa influenzerà sia, come vi dicevo, i creators, che sono praticamente le persone che fanno i video, sia le persone che guardano YouTube. In poche parole, che cosa sta succedendo? Se avete aperto YouTube questi giorni, vi sarete resi conto che YouTube cerca di spingervi, di farvi cliccare, di informarvi sull'articolo 13. Di che cosa si tratta? È praticamente una proposta di legge che deve essere votata dal Parlamento europeo. In poche parole, questa proposta di legge andrà a modificare appunto l'articolo 13, che riguarda il copyright. Mi sono abbastanza informata in merito alla questione perché è una cosa appunto che mi riguarda tantissimo e che mi rende molto triste, anche se magari non sembra perché cerco sempre di mantenere il canale e i miei video molto allegri, però dentro di me sono molto preoccupata e la cosa mi rende davvero triste. Vi spiego un attimo che cosa cambierà questo articolo 13. In poche parole, l'articolo riguarda il copyright. Quello che succederà è che se questa, cioè non l'articolo, la proposta, se questa proposta di legge venisse approvata, succederà che praticamente i responsabili del cattivo uso del copyright, diciamo così, cercherò di spiegarvelo in modo semplice. Mentre adesso io, persona che creo il video, che faccio il video, sono responsabile di mettere
un contenuto con il copyright all'interno dei miei video, questa proposta farebbe diventare responsabili i social network. Che cosa significa? Significa che la responsabilità non sarebbe più mia, ma sarebbe di YouTube. Se qualcuno sa qualcosa in più rispetto a quello che sto dicendo riguardo a questo cambiamento di questo articolo, per favore ce lo scriva qui sotto perché personalmente mi interessa molto e vi ripeto, interessa anche voi, adesso capirete il perché. Diventando YouTube o qualsiasi altro social network responsabile del copyright, in poche parole, che succede? Che YouTube dovrebbe riuscire a monitorare ogni singolo contenuto che viene pubblicato sulla piattaforma YouTube, perché se un video contiene violazione del copyright, vi ripeto, a quel punto diventa responsabilità di YouTube. Quindi, in poche parole, YouTube Europa andrebbe, cioè YouTube dei paesi della comunità europea, andrebbe ad oscurare tutti i video che sono presenti su YouTube e quelli che devono essere caricati, perché deve controllare che prima che il video venga pubblicato non ci siano violazioni del copyright. Ora voi direte, ok, basta che YouTube fa la revisione e finisce là. La problematica è più grande, perché se non sbaglio vengono pubblicate 400 ore di video al minuto su YouTube. Capite che cioè YouTube dovrebbe avere, non lo so, 1,5 miliardi di operai che controllino tutti i video che vengono pubblicati. La cosa sarebbe molto più complicata di quello che uno pensa. Potremmo rischiare che, non so, io oggi pubblico il video prima che venga visualizzato, prima che venga, diciamo, accettato da YouTube, passino mesi e mesi perché deve passare appunto la revisione del copyright. Ora direte voi, in che modo questa cosa toccherebbe noi? Cioè, noi persone che vediamo video su YouTube, possiamo anche fregarcene di questa cosa, nel senso che guardiamo i video che vengono pubblicati e finisce lì. Beh, non è proprio così. Calcolate che diventerebbe una grandissima censura fatta nei nostri paesi. E come diceva Willush, ho visto il suo video per informarmi, cioè una delle cose che ho visto è stato anche il suo video per informarmi su questa questione, diventeremo un po' come la Corea del Nord, nel senso che tutti i contenuti che vengono pubblicati in altri paesi, vi faccio un esempio, quanti di voi vedono video di americani, di australiani? Verrebbero censurati, quindi se un video di americani non passa alla revisione del copyright, non può essere visualizzato nel nostro paese. Dove siamo arrivati? Quindi si sta un po' smuovendo il popolo di internet perché è uscito anche un hashtag, mi sembra Save Your Internet, comunque ve lo lascio qui, non mi ricordo esattamente qual è l'hashtag, per cercare di far vedere in qualche modo al Parlamento europeo che deve approvare questa legge, al Consiglio, non mi ricordo, sono tre organi, mi sembra che devono approvare questa proposta. Cerchiamo di far vedere che stanno facendo una grande cazzata, in poche parole. Quindi più siamo a diffondere questa cosa, più siamo a far vedere che non siamo d'accordo con questa cosa, più siamo a far vedere che ci sono altri modi per risolvere questa questione, forse ci daranno retta. Quello che vi chiedo io è, siccome anche tante persone che lavorano qui su YouTube non hanno idea di che cosa sta succedendo. Cercate di diffondere questo messaggio. Non lo so, condividete questo pezzo di video in cui ve l'ho spiegato con persone che conoscete, con persone che guardano YouTube o con le persone che seguite su YouTube che magari ancora non hanno parlato di questa cosa e quindi non hanno idea di che cosa sta succedendo. La cosa è molto grave perché YouTube, ok, per voi che guardate è uno svago, ok? Quindi magari non essendoci questo, potreste dire ok, io guardo tranquillamente, cioè faccio tranquillamente qualcos'altro, mi trovo tra virgolette un altro hobby. Ma voi immaginate che persone che lavorano su YouTube a tempo pieno potrebbero ritrovarsi da un giorno all'altro senza lavoro, cioè quello per cui hanno lavorato per tantissimi anni, e dicendo questa cosa mi viene un po' il nodo alla gola, potrebbero ritrovarsi da un giorno all'altro senza più niente. Cioè, io sono quasi 5 anni che sto su YouTube e finalmente sto iniziando a raccogliere i frutti di così tanto lavoro fatto senza retribuzione. Ragazzi, voi non avete idea di quanto io ho lavorato.
Finalmente sto iniziando a raccogliere i frutti di tutto il mio lavoro, di tutti i sacrifici che ho fatto, di tutte le rinunce che ho fatto, perché dovendo impegnare tempo per una cosa che non ti fa guadagnare, ovviamente non puoi fare qualcos'altro per guadagnare. Quindi ho fatto davvero dei grandi sacrifici per arrivare a questo punto e per continuare a crescere, comunque li sto facendo ancora. Quello che vi chiedo io è di diffondere il più possibile questo messaggio, perché credo sia davvero importantissimo. Nella società moderna nel 2018 non rischiare una cosa del genere, non essere censurati, semplicemente, cioè non avere più la libertà di creare un semplice video. Quindi cercate per favore, diffondete questo messaggio il più possibile in modo che in tanti possiamo parlare della cosa e appunto possiamo diffondere il nostro disaccordo su questa cosa. L'altra cosa che vi chiederei io gentilmente, ma ve lo chiedo davvero dal profondo del mio cuore, siccome praticamente questa legge dovrebbe essere approvata, se non sbaglio, il 26 novembre, credo ci sia un po' di tempo. Se non ho capito male, questo è uno dei punti che non ho capito benissimo. Ci saranno poi 2 anni per mettere in atto questa legge, o non ho capito se entrata in vigore, YouTube oscurerà tutto quanto. Questa è una delle cose che mi rimane così oscura, quindi se qualcuno sa rispondere a questa domanda, per favore lo faccia o in privato o comunque lo scriva in un commento qui sotto. Quello che vi chiedo è che siccome rischio di perdere tutto quello che ho in questo momento qui su YouTube, vi chiedo per favore di mettere un attimo in pausa questo video e di andarmi a seguire su Instagram, in modo che se non dovessi avere da un giorno all'altro più questa fonte di reddito, tutto quello che ho costruito, mi rimarrebbe comunque quell'altra cosa. Se lo avete fatto, vi ringrazio davvero tantissimo dal profondo del mio cuore, lo sapete. Apprezzo davvero tantissimo quello che fate per me e il supporto che mi date ogni giorno, in ogni singolo messaggio e in ogni video che aprite, in qualsiasi cosa fate per me. L'apprezzo davvero tantissimo, quindi grazie davvero. Io sto un po' continuando a truccarmi, sto andando avanti nella mia vita come se nulla fosse successo, però immaginate, cioè cercate di mettervi un attimo nei miei panni, nei panni di altre persone che sono qui su YouTube. E immaginate il timore che possiamo avere se succederà una cosa del genere. Sono davvero, davvero parecchio spaventata. Prendo questo colore qui, guardate quanto è. Cerchiamo di distrarci, guardiamo quanto è bella questa palette super metallizzata e luminosa, anche un po' non un po', direi abbastanza glitterata. Metto anche un pochino del colore luminoso sull'angolo interno dell'occhio. Sono curiosissima di sapere che cosa avete comprato con il Black Friday o comunque che cosa avete in programma di comprare domani e nel weekend del Black Friday. Calcolate che solitamente, ve lo dico come piccolo trucchetto tra virgolette, allora molti brand fanno sconti solo nella giornata del Black Friday, molti altri invece fanno sconti che vanno, ecco, da lunedì a lunedì, molti altri fanno, che ne so, il Black Friday e poi il lunedì che è il Cyber Monday. Quindi se tante volte non riuscite a prendere qualcosa con il Black Friday perché vi siete scordati, magari state guardando questo video di sabato o di domenica, ricordatevi di controllare anche domani se fanno scusate, anche lunedì se fanno qualche altro sconto, perché tanti fanno anche il Cyber Monday. Ieri ho riguardato per la, non lo so, millesima volta il Grinch. Ragazzi, allora, se ovviamente tutti sapete chi è il Grinch, però ho fatto un post su una storia su Instagram dicendo tipo: ragazzi, io stasera riguardo il Grinch, insomma, non lo so, penso che ogni Natale lo vedo tipo 5 volte, 7 volte, una cosa del genere, e non ne ho mai abbastanza. È stato carinissimo perché in tanti avete scritto: sì, anch'io, è il mio film di Natale preferito, io l'adoro follemente. Comunque sto mischiando i due colori più scuri nella palette per fare tipo una sorta di eyeliner e mi sono scordata che cosa stavo dicendo. Comunque ho rivisto per la miliardesima volta il Grinch, mi piace tantissimo. E in tanti mi hanno scritto sulle storie che non l'hanno mai visto. Male, male, male. Allora, se non lo avete mai visto,
Fatelo per me questo Natale. Sto scherzando ovviamente. Però ragazzi, questo Natale dovete guardare il Grinch assolutamente, perché una volta che lo guardate non riuscite più a farne a meno. Cioè, a me fa troppo ridere. Ormai lo so a memoria, ma mi fa ridere tutte le volte che lo vedo. È troppo carino. Poi è troppo carino perché la bambina che fa Cindy Lou, la bambina del Grinch del film, è diventata una super mega rockettara in un gruppo rock. Cioè, praticamente l'opposto del ruolo che ha fatto in quel film. Comunque, se tante volte non l'avete visto, io vi ripeto, dovete assolutamente farlo. Calcolate che, se non sbaglio, il DVD del Grinch è tipo super mega scontato su Amazon. Io l'ho pagato 5 euro, ma tipo l'ho consumato. Quindi ecco, se volete vederlo, sappiate che su Amazon vendono il DVD. Mi state chiedendo anche in tantissimi se proverò la palette iconica, che è la palette che hanno fatto in collaborazione, se non sbaglio sono 16 influencer. Sì ragazzi, me l'hanno mandata e sono troppo contenta, sicuramente farò un video. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un try on, un makeup tutorial, oppure un try on con il tutorial in mezzo come li faccio sempre. Fatemi sapere che cosa vorreste vedere. Sappiate che arriverà prestissimo il video su quella palette. Allora, visto che oggi abbiamo fatto una cosa sobria, quindi senza ciglia finte, con tutto l'ombretto metallizzato, rimaniamo in tema, come vi dicevo prima, mettiamo un rossetto rosso. Questo qui è un rossetto liquido di Gerard Cosmetics, bellissimo, mi piace tantissimo. Adesso lo applico e ve lo faccio vedere. Giusto per farvi capire, guardate quanto è bello questo rossetto. Adesso mi tolgo anche il cerchietto. Sì, sono tutta rossa. È partito il mio spirito natalizio, ragazzi. Non vedo l'ora che arrivi Natale. Penso di aver completato il mio trucco. Forse stavo meglio con il cerchietto. Mi piacciono proprio i miei capelli oggi. Vabbè, se avete guardato il video fino a questo momento, vi ringrazio tantissimo. Vi ringrazio anche se non l'avete visto fino a questo momento, ma ovviamente non starete vedendo quello che dico, quindi non potrete saperlo. Grazie come sempre di tutto il sostegno che mi date e ricordatevi che se il video vi è piaciuto potete spolliciare lì in su o iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Controlliamo che non ci sia il rossetto sui denti. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!